Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks, il canale dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla cui è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Oggi voglio proporvi un vero e proprio derby di A Song of Ice and Fire. Una di quelle domande che prima o poi va fatta e che prima o poi richiede una risposta. Draghi o Metalupi? Ma prima di rispondere, vorrei farvi conoscere nel dettaglio queste magnifiche creature. Sono in entrambi i casi molto più interessanti e molto più complicati rispetto a come sono stati fatti vedere nella serie, nel Trono di Spade. E forse ora, grazie ad House of the Dragon, ce ne rendiamo un po' più conto. Quindi cominciamo con i primi. I draghi. I draghi sono ovviamente creature che vivevano sia ad Essos che a Westeros. Ma nel momento in cui gli avvenimenti delle cronache del ghiaccio e del fuoco hanno inizio, i draghi sono estinti da più o meno 150 anni. I primi che vediamo in carne ed ossa all'interno dei libri sono i tre draghi di Daenerys, ossia Drogon, Viserion e Rhaegar. Questi infatti nascono alla fine del primo libro, Il Gioco dei Troni. Fino a quel momento le uniche testimonianze che abbiamo dell'esistenza dei draghi sono gli scheletri e i crani appunto, dei draghi che si trovano nelle segrete della Fortezza Rossa, in cui infatti notiamo anche che questi scheletri sono di colore nero, un po' come la pietra onice, che sta ad indicare il fatto che nello scheletro dei draghi è presente un tasso alto di ferro. E un'altra testimonianza che abbiamo sono le uova, che però si sono trasformate, non essendo curate nel modo adatto, in veri e propri fossili. Quando nascono i piccoli draghetti, questi prendono il nome di Hatchlings. Non c'è una vera e propria traduzione in italiano, ma hatchling è praticamente una creatura che nasce da un uovo, quindi appunto proprio appena esce dall'uovo. Quando cominciano a crescere, ma non sono ancora adulti, quindi diciamo la fase adolescenziale, i draghi vengono chiamati i Drakes. Dopodiché, quando i draghi raggiungono l'età adulta, si dividono in due categorie, ossia i Castle Dragons, cioè, i draghi da castello, ossia quelli ammaestrati, quelli che hanno un rider. Li chiamo riders perché non me la sento di chiamarli padroni o compagni. E l'altra categoria sono gli wild dragons, ossia i draghi selvatici, quelli che non sono mai stati reclamati da nessuno. Fisicamente, i draghi di George Martin differiscono un pochino rispetto all'immagine leggendaria e folcloristica che si ha dei draghi. I draghi nel folklore, infatti, sono muniti di quattro zampe e due ali, dove invece quelli di Martin hanno solo due zampe e le ali, che fungono anche da appoggio anteriore. Quindi per un tutto, diciamo, di quattro arti. Questi sono otto. Di quattro arti. Questa scelta è stata presa perché George Martin, diciamo, trova molto innaturale il fatto che una creatura si sia sviluppata con quattro zampe e in più le ali, perché lui dice che in natura non c'è nessun altro essere vivente che abbia queste caratteristiche, quindi questi da dove sono usciti fuori, e trova molto più naturale il fatto di avere appunto una creatura che ha due zampe e in più le ali. Anche se però c'è da dire che in alcuni artwork di A Song of Ice and Fire i draghi vengono comunque rappresentati come nel classico folklore, quindi insomma può capitare di vederli disegnati in questo modo. Essendo rettili, hanno le squame, ovviamente. Queste squame a che cosa servono? Servono a proteggere i draghi dal fuoco. Eh sì, perché i draghi non sono immuni dal fuoco. Con il passare del tempo, queste scaglie sono diventate sempre più forti, rendendoli quasi immuni al fuoco, però non al fuoco di drago, che invece li può ferire. Hanno ovviamente lunghi colli, le loro ali sono fatte di pelle, nel senso che non sono piumati, quindi sono totalmente di pelle, e sono muniti di corna e di coda. I draghi sono anche di colori differenti, ma in realtà George Martin dice che non c'è una ragione per cui un drago è di un colore e un drago è di un altro, cioè il colore non rappresenta il loro
comportamento, il loro carattere. Quando sono hatchlings, quindi quando escono dall'uovo, i draghi hanno più o meno le dimensioni di un gatto. Ma quello che fa la differenza per la grandezza che i draghi possono raggiungere da adulti, lo fa la libertà e lo spazio aperto in cui essi vivono. Cioè, più vivono liberi e in spazi aperti, più diventano grossi. Abbiamo infatti esempi come Balerion, chiamato anche The Black Dread, che è il drago in assoluto più grande che sia mai esistito, appartenuto ad Aegon I, il Conquistatore, che ha visto come suo ultimo rider Re Viserys I Targaryen. Oppure abbiamo anche Vhagar, che apparteneva alla moglie e sorella di Aegon I, Visenya. Per quanto riguarda la grandezza, infatti, non importa l'età del drago, cioè, per esempio, Vhagar è più grande di Meraxes. Meraxes era il drago appartenuto all'altra moglie sorella di Aegon, che si chiamava Rhaenys. Ma Meraxes, nonostante fosse più giovane, era comunque più grande di Vhagar. Quindi io, vedendo Vhagar nella serie, non voglio immaginare cos'erano Balerion e Meraxes, onestamente. Questi tre, infatti, sono tutti cresciuti fuori, non sono stati cresciuti nelle Dragon Pit. Con il tempo, infatti, proprio a causa delle Dragon Pit, i draghi cominciarono a diventare sempre più piccoli. Perché? Perché i Targaryen li facevano rinchiudere in questi posti, che erano appunto delle sorte, era una sorta di segreta dove i draghi vivevano, crescevano e vivevano. Ma ovviamente crescendo in luoghi chiusi e non liberi, diventarono sempre più piccoli, più snelli rispetto agli originali. Si dice che i draghi provengano da Ashai, sempre ad Essos. Oltre ai draghi, diciamo, tradizionali nel mondo di Westeros, si dice che esistano altri tipi di draghi, come per esempio i Sea Dragons, come è Nagga, di cui ho parlato nel video dell'Epoca degli Eroi. Nagga è il drago marino che è stato poi sconfitto dal Re Grigio, che è colui che ha fondato poi la casa Greyjoy. Il motivo per cui i Sea Dragons sono in questa categoria è perché vengono chiamati Dragons, ma in realtà non c'è certezza che queste creature siano cugine o comunque imparentate con i draghi. A quanto pare i draghi marini ora sono estinti, ma si dice che ora vivano nel Sunset Sea. Poi vai a capire se è vero. E poi ci sono i draghi di ghiaccio. Chi sono i draghi di ghiaccio? I draghi di ghiaccio si dice vivessero ovviamente al nord. Ghiaccio richiama il nord. E i draghi di ghiaccio sono, dalle leggende, molto più grossi dei draghi di Essos, quindi dei draghi normali. Sono molto più grossi, fatti di ghiaccio. Anche le ali, anch'esse, sono fatte di ghiaccio e hanno gli occhi di un blu elettrico. A me questa descrizione mi ricorda un altro tipo di creatura, ansia. I draghi sono descritti come fuoco fatto carne ed effettivamente è proprio così. Dai loro corpi, infatti, i draghi emettono un forte, forte calore, tanto forte che si dice che quando è freddo all'esterno, dalla loro pelle esca quasi il vapore. Una cosa che mi ha fatto molto ridere delle abitudini dei draghi è il fatto che questi bestioni non mangiano la carne cruda. Quindi loro, prima di appunto mangiare, bruciano la carne, cioè se la cuociono e poi dopo mangiano. Come dicevo prima, le scaglie sono molto forti per proteggerli dal fuoco degli altri draghi. Ma diciamo che il nemico numero uno di un drago è sicuramente una sorta di balestra gigante. In originale si chiama Scorpion Crossbow. Praticamente è tipo quella che l'antenato di Bard usa contro Smaug nello Hobbit. Comunque questa qua. Sembra che i draghi vivano tantissimo. Balerion, che è quello che si sa è vissuto di più, è arrivato più o meno a 200 anni, essendo diciamo lui l'unica testimonianza che abbiamo, non si sa se possono anche andare oltre a 200 anni. Inoltre si dice che i draghi siano strettamente legati alla magia e sembra infatti che da che i draghi si sono estinti, le estati sono diventate sempre più corte e gli inverni sempre più rigidi, anche se sappiamo che l'estate con cui si apre la saga è durata 9 anni.
che è proprio quella che poi precederà la lunga notte. Quindi non si sa. Poi arriviamo ai Dragon Riders. Chi sono i Dragon Riders? Sono coloro che cavalcano i draghi. Ed immagino che con questa informazione vi abbia cambiato completamente la giornata e forse anche la vita. I draghi sono creature capaci di seguire comandi vocali, ma solo se vengono allenati a farlo. Quindi tendenzialmente un drago selvatico non la fa questa cosa. I draghi vengono descritti come creature capricciose con la tendenza a distruggere tutto quello che hanno intorno. Quindi loro sbroccano e ammazzano. Infatti, durante l'allenamento gli viene cercato di insegnare a non sbroccare così d'amblé e a non cercare di dare fuoco a qualsiasi cosa. Chi furono i primi a riuscire ad addomesticare i draghi furono proprio i Valiriani. Si ritiene, o almeno i Valiriani vogliono credere, che solo chi possiede il sangue di Valiria possa cavalcare un drago. Ed è infatti per quello che poi hanno iniziato con l'incesto time, perché volendo mantenere il sangue valiriano più puro possibile, cominciarono a sposarsi tra di loro, di modo che la chance di cavalcare un drago fosse sempre più alta. Anche se viene detto che non c'è garanzia che la capacità di cavalcare un drago sia correlata all'avere o non avere il sangue valiriano, quindi chissà. Come ci insegna House of the Dragon, e io ve lo giuro, sto per piangere perché è finalmente una serie dove ti spiegano tutto. Una volta che il drago ha scelto il cavaliere, non permetterà a nessun altro di cavalcarlo. Ovviamente finché il cavaliere non muore. E l'unico modo di cavalcare un drago, se un drago a te non ti si fila, è che il Dragon Rider si fili te. Allora a quel punto potete cavalcare insieme il drago e girare per i cieli di Westeros quanto volete. Se muore il cavaliere, ovviamente il drago può scegliersi tranquillamente un altro tizio. Ma una cosa è certa è che nessuno ha mai cavalcato più draghi nello stesso momento. Nel senso, se ha reclamato un drago, non ne può reclamare anche altri. E qui mi chiedo in che situazione sia la Dany. Perché? Alla fine del quinto libro sappiamo sicuramente che Daenerys ha reclamato Drogon. Effettivamente Drogon le ha permesso di salire sulla sua schiena. Ma gli altri due? Cioè, ora che lei ha un drago ed è diventata una Dragon Rider, come la prendono gli altri due? Non è che viene ripudiata da loro? I draghi di Daenerys mi mettono un po' d'ansietta, soprattutto questi due qua. Comunque, c'è la possibilità che anche un Dragon Rider, se muore il suo drago, si possa legare a qualcun altro. Perché si dice che Viserys, una volta che è morto Balerion, quando Viserys era ancora un ragazzo, abbia deciso di non reclamare nessun altro drago. E ancora, spoiler alert, questo video sarà un po' pieno di spoiler, quindi occhio, anche quando muore Syrax, il drago di Rhaenyra va, diciamo, alla ricerca disperata di altre uova perché lei ha bisogno di un nuovo drago. Quindi molto probabilmente i Dragon Rider possono scegliere altri draghi una volta che è morto il loro. Ovviamente reclamare un drago è molto più semplice se il drago è stato allenato a farlo. Viene detto, ma nel libro non viene detto chiaramente, sembra che i draghi riescano a sentire quando i loro padroni sono in pericolo. Effettivamente nella serie abbiamo visto Syrax sentire il dolore di Rhaenyra durante la scena del parto, o in Fire and Blood vediamo Dreamfire diciamo agitarsi nel momento della morte di Elena, quindi probabilmente è anche vero. Ma i draghi dei Targaryen da dove vengono? Come dicevo prima, i draghi vengono da Ashai, ma furono i Valeriani a scoprire come addestrarli e cominciare ad usarli come armi. Effettivamente, grazie ai draghi, e i Valeriani riuscirono a vincere la guerra contro l'impero Ghiscar dei Ghiscari e a combattere la guerra contro i Rhoynish. Dopo la caduta di Valyria, gli unici cinque draghi a sopravvivere furono i draghi dei Targaryen. Ma non perché i draghi dei Targaryen chissà quanto fossero potenti e badass, non è quello il punto. I Targaryen, quando accade la caduta di Valyria, erano già a Dragonstone con i loro cinque draghi, e quindi, non essendo a Valyria, sopravvissero. Tra questi c'era Balerion, che tra i cinque fu l'unico a sopravvivere, ma gli altri draghi avevano lasciato delle uova, e infatti da questi nasceranno Vhagar e Meraxes.
Si dice comunque che al Westeros non c'erano soltanto i draghi dei Targaryen, ma che c'erano anche altri draghi, come citavo prima, anche Nagga, oppure si dice che nelle segrete di Grande Inverno ci sia un drago che è la causa per cui c'è acqua calda all'interno di Grande Inverno. Infatti dovete sapere che nel Godswood di Grande Inverno ci sono le pozze d'acqua che sono naturalmente calde. E che dentro a Grande Inverno, proprio nella parete, nelle pareti, scorra dentro l'acqua che appunto tiene caldo il castello. E si dice che venga riscaldato proprio da questo drago. Quali sono i draghi dei Targaryen che conosciamo e non solo, anche quelli che parteciperanno alla danza dei draghi? Cominciamo con Balerion. Balerion è appunto la Black Dread, il drago più vecchio che ci sia mai stato e anche il più molto molto grosso. Appartenuto a Aegon I, il conquistatore, con cui appunto fece la conquista dei Sette Regni, e come ultimo Dragon Rider a Viserys I Targaryen. Abbiamo poi Meraxes, che però durante la danza dei draghi non vediamo perché è già morto. Meraxes è conosciuto appunto come il drago che moglie, sorella di Aegon, Rhaenys, cavalcava. Uno dei draghi che ha partecipato alla conquista di Westeros. Il terzo drago che ha partecipato alla conquista di Westeros è Vhagar. Vhagar, al momento della Danza dei Draghi e nella serie The House of the Dragon, è la più grossa e la più vecchia. E è appartenuta a Visenya, sempre altra sorella, moglie di Aegon. E l'ultimo Dragon Rider avrà è Aemond Targaryen. One Eye. Altri draghi che vediamo in Fire and Blood e che hanno partecipato alla danza dei draghi, e spero che li vedremo tutti anche in House of the Dragon, sono Vermithor, che credo sia nella serie quello a cui Daemon canta la canzone alla fine della serie. A quanto pare Vermithor si legherà a, molto interessante, un figlio bastardo di un fabbro, il cui nome è Hugh Hammer. Si dice appunto che Hugh Hammer sia un Dragon Seed, ossia un bastardo con discendenze di Valyria. Un altro drago è Silverwing. Silverwing si dice sia sempre stato e sarà sempre al fianco di Vermithor e si legherà a un altro Dragon Seed, il cui nome è Wolf White. Poi vediamo Dreamfire, ossia il drago di Helena Targaryen. Meleys, il drago della grandissima e mia queen Rhaenys Targaryen. Caraxes, che nella serie ha il mio design preferito, che appartiene a Daemon Targaryen. Syrax, della grandissima Rhaenyra Targaryen. E questi sono quelli adulti, quelli grossi, che vediamo nella Danza dei Draghi. Ma ci sono anche i piccoletti. I piccoletti e più giovincelli sono Seasmoke, che appartiene a Laenor Valerion, che poi in Fire and Blood passerà a un altro Dragon Seed che si chiama Adam of Hull. Dovete sapere che tutti questi Dragon Seed saranno radunati da Jace, da Jaehaerys Valyrion. Poi vediamo Sunfire, ossia il drago di Aegon II Targaryen. Tessarion, il cui rider è Daeron Targaryen, ossia il quarto figlio di Viserys I e di Alicent Hightower. Che nella serie al momento ancora non abbiamo visto, ma che dovremmo vedere nella prossima. Poi c'è Vermax, proprio il drago di Jaehaerys, Arrax, il drago di Lucerys Valerion, e Tyrexis, cioè il drago dell'ultimo figlio di Rhaenyra e Laenor Valerion, o meglio di Rhaenyra e il bellissimo Arwen Strong, Joffrey Valerion, che appunto cavalca Tyrexis. E poi c'è il drago di Bela Valerion, ossia la figlia di Daemon Targaryen e di Lena Valerion. Quindi no, quindi è Bela Targaryen. Quindi il drago di Bela Targaryen, che si chiama Moondancer. Poi ci sono quelli selvatici che nessuno ha mai reclamato e che vivono a Dragonstone, che si chiamano Grey Ghost, Ship Stealer e The Cannibal. E poi ovviamente abbiamo quelli della Dany, che non so dove posizionare, perché diciamo che sono cresciuti a stretto contatto con Dany, quindi non sono selvatici, ma non sono neanche stati addestrati, quindi non so esattamente dove posizionarli. Comunque, ti ripeto, sono Drogon, Viserion,
e Reagan. Diciamo che la supremazia dei draghi comincia a vacillare proprio con la danza dei draghi, dove i Targaryen si danno una zappata sui piedi da soli perché praticamente quasi tutti i draghi che i Targaryen avevano periranno durante questa guerra. E la forza dei Targaryen sta proprio nell'avere i draghi, quindi diciamo che non si sono aiutati alla loro causa per tenersi quel trono. Una cosa che ho trovato molto interessante in House of the Dragon è la scena della morte di Luke, perché proprio per il fatto che i draghi sono creature capricciose con la tendenza a distruggere, il fatto che in un momento di panico Arrax non abbia seguito gli ordini di Luke e abbia attaccato Vhagar, e Vhagar si incazza e non ascolta più quello che gli viene ordinato da Aemond, porta poi alla morte appunto di Luke. E non solo a quello, ma anche, diciamo, questo è stato il primo tassello del domino che cade, che poi dà proprio inizio alla guerra. La famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso, quella là. E questo è molto utile perché va ad avvalorare effettivamente un pensiero, per esempio, che io mi ero fatta leggendo i libri. Nel senso, i draghi non sono creature fedeli. I draghi sono molto pericolosi e decidono di obbedire. Però fino a che va loro, o finché appunto magari non si arrabbiano, non si spaventano. Dopodiché si possono rigirare anche contro il loro stesso rider. Ma questo diciamo che naturalmente ha anche senso, perché i draghi sono, diciamo, esseri, sono come i rettili, quindi diciamo sono un po' più freddi rispetto magari a un mammifero. E questa caratteristica comunque li rende un sacco interessanti come esseri, ma allo stesso tempo anche molto temibili e forse fin troppo imprevedibili, proprio perché diciamo che non sono affidabili. E da qui passo agli sfidanti. Premetto che dei metalupi si sa molto meno rispetto ai draghi, e questo perché? Perché per quanto i draghi siano creature leggendarie, mitiche e ovviamente magiche, sono però stati, diciamo, studiati, infatti sono stati ammaestrati o comunque c'è gente che ci ha lavorato a stretto contatto. Per i metalupi non è così, cioè da nessuna parte troviamo una wolf pit, non esiste. I metalupi quindi in questo caso sono creature molto più misteriose rispetto ai draghi, perché nessuno ci ha mai avuto a che fare, nessuno fino ai sei ragazzi Stark. Infatti, i draghi, diciamo che finché non si sono estinti 150 anni prima, sorvolavano Westeros tranquillamente, i metalupi no. Ma cominciamo dal principio. Cos'è un metalupo? Un metalupo non è un semplice lupo, non è come ci hanno fatto vedere nella serie che è un lupo grosso. Aiutatemi a definire grosso. Il metalupo è un lupo enorme, che è più grosso di un pony e che è praticamente due volte un mastino bello grosso, quindi facciamo conto che è tipo della grandezza di un toro, ecco. I metalupi hanno proporzioni del corpo diverse rispetto ai normali lupi. Infatti le loro zampe sono molto più lunghe e la loro testa è molto più grossa rispetto ai normali lupi e anche appunto in comparazione al corpo che hanno, quindi hanno un bel testone grosso. E anche i musi sono lunghi e pronunciati. Diciamo che non essendosi mai visti dei metalupi, non abbiamo neanche scritti riguardo ai metalupi storici. Gli unici che abbiamo sono appunto i sei cuccioli degli Stark, e quindi anche i colori dei metalupi li possiamo dedurre solo da loro. Perciò abbiamo i metalupi che sono grigi con gli occhi dorati, come sono Grey Wind, Summer, Lady e Nymeria, oppure neri con gli occhi verdi, come Shaggy. Shaggy Dog, oppure quello albino bianco con gli occhi rossi, che è appunto quello di Jon Ghost. I metalupi sono creature altamente intelligenti e sono grandi cacciatori solitari, anche se a volte i metalupi si radunano in branchi. Questo infatti noi lo vediamo anche da Nymeria, perché Nymeria, che è il metalupo di Arya, viene lasciata nelle Terre dei Fiumi nel primo libro, Il Gioco dei Troni, proprio da Arya, sotto consiglio di Jory Castle, per, diciamo, farla sopravvivere alla rabbia della regina, perché Nymeria aveva attaccato appunto Joffrey, il figlio della regina. E più la storia
storia avanza, più scopriamo che Nymeria, a un certo punto, diventa la boss, la regina, diciamo, di un branco immenso di lupi che sta praticamente terrorizzando chiunque nelle terre dei fiumi. Vediamo anche i Frey ne parlano spesso e ne sono anche molto molto spaventati. Ma vediamo anche, per esempio, nel terzo libro, Una tempesta di spade, che mentre Bran sta facendo l'allenamento per riuscire a controllare meglio il suo potere da skin changer e quindi entrare nella mente di Estate, in uno dei suoi allenamenti si ritrova circondato da un branco di lupi. Un branco di lupi in cui lui sconfigge l'alfa, quindi lui nel corpo di Summer sconfigge l'alfa e viene considerato da questi lupi il principe della foresta. Ovviamente però Summer non rimarrà nel branco che ora lo ritiene il principe della foresta, ma continuerà a seguire il suo di principe, quindi continuerà a seguire Bran. Sappiamo anche che sia lupi che cani sono altamente spaventati dall'odore dei metalupi. Anche loro, proprio come i draghi, sono creature magiche e questo ce lo fa capire il fatto che si può fare skin changing con un metalupo. Essendo un metalupo un canide, quindi della famiglia dei cani, dei lupi, chi entra in un metalupo diventa uno warg e fa warging. Per il poco che sappiamo dei metalupi, si crede che queste creature, insieme agli Shadowcat, cacciassero i figli della foresta, nell'epoca antica. Ma in realtà, secondo le leggende, viene anche detto che i figli della foresta cercarono l'aiuto dei metalupi per farli combattere insieme a loro, quindi fare un'alleanza con i Metalupi. Questa alleanza venne fatta dagli Wood Dancer, che sono i soldati dei Figli della Foresta. E inoltre sembra che, siccome durante la lunga notte gli estranei cavalcassero animali morti, riuscissero a cavalcare anche i Metalupi. I Metalupi abitavano il nord e giravano in branchi di Metalupi per tutto il nord. Ma Theon Greyjoy ci dice che al sud della barriera un metalupo non si vede da 200 anni. Invece, dai racconti dei Ranger, dei Guardiani della Notte, sappiamo che loro sentono ululare i metalupi al nord della barriera. Riguardo al loro ammaestramento, come dicevo prima, non abbiamo dati certi, perché nessuno è mai riuscito ad addestrare un metalupo, tranne i ragazzi Stark, che al contrario dei Targaryen pensano al 100% a crescere, ammaestrare ed educare il loro metalupo. Nessuno, proprio anche ordinato da Ned stesso, nessuno si può avvicinare a queste bestioline, nessuno gli può dare da mangiare, nessuno li può curare, soltanto i suoi figli possono badare a queste creature, ovviamente ognuno al suo. La cosa curiosa è che anche queste creature si sono legate fin da subito ai ragazzi Stark, cioè proprio da che li hanno presi in braccio. Ed è un legame è un po' diverso, è quasi viscerale. Viene infatti detto più volte, da più di uno dei ragazzi Stark, che loro sentono di essere parte del Metalupo e che il Metalupo sia parte di loro. Due in uno, praticamente. Mentre con i draghi non abbiamo proprio certezze che sentano il dolore dei loro rider. Non c'è nessuna prova specifica. Invece dei metalupi ne abbiamo più di una, come per esempio quando l'assassino che era stato mandato per uccidere Bran, la famosa daga di acciaio di Valyria, Summer sente il pericolo da fuori, perché Summer era chiuso fuori, e entra dentro Grande Inverno e da che è cucciolo, perché ci avrà avuto più o meno 2 mesi, ammazza il tizio, proprio lo fa fuori e poi si stende vicino a Bran e lo protegge da lì in poi, diventando anche il primo tra i suoi fratelli a essere il primo assassino. Yeah! Sempre nel primo libro vediamo Nymeria fare la stessa cosa, diciamo, non ad ammazzare, peccato perché lo poteva fare, però attacca Joffrey nel momento in cui Joffrey minaccia Arya e Micah. Oppure vediamo Shaggy Dog, in italiano Cagnaccio, che è il metalupo di Rickon, che è in assoluto quello che attacca più persone di tutti, che attacca nel secondo libro il nuovo protetto del Nord, che è piccolo Walder Frey, quando durante un gioco dà una bastonata a Rickon. Oppure ancora vediamo Summer che attacca Jojen Reed e Mira Reed in un momento in cui i discorsi di Jojen stavano spaventando Bran. I Metalupi sentono tutto quello che i loro padroni sentono. E proprio perché sono due in uno, è curioso, ma alcune delle caratteristiche dei Metalupi
Sono anche caratteristiche che hanno i ragazzi star, come per esempio l'irruenza di vento grigio, che è uguale a quella di Rob, oppure l'essere silenzioso e osservativo di Ghost, che appunto è una delle caratteristiche di John, oppure la grazia di Lady, che per quanto perdiamo presto, è molto chiara e è uguale alla delicatezza che ha Sansa. Nymeria è selvaggia tanto quanto lo è Arya. Per quanto riguarda Summer, Summer è descritto come il metalupo più intelligente della filiata e questo non è diverso da Bran. Bran infatti si dimostra spesso essere molto più lungimirante anche di chi è più grande di lui. Oppure l'ultimo, dove Shaggy Dog è arrabbiato e aggressivo, lo è proprio quanto Rickon. Ed è proprio da Shaggy che si vede bene, secondo me, la differenza tra Metalupi e Draghi, perché Shaggy è, tra tutti i suoi fratelli, il più pericoloso, il più imprevedibile, il più aggressivo, il più arrabbiato e probabilmente anche il più violento. Shaggy è in grado di attaccare sia i propri fratelli che alleati degli Stark se soltanto hanno l'ardire di innervosire, attaccare o in qualsiasi modo minacciare Rickon ed è in grado di sfondare il culo a chiunque sia la causa dello stress del suo padroncino. L'unico con cui questo bestione, che è anche il più grosso della filiata, quindi non solo il più incazzato, ma anche il più grosso, è proprio con Rickon, cioè lui non è mai aggressivo con Rickon, mai. Si trasforma veramente in un grande cucciolone che sta sempre intorno a Rickon e che lo protegge in continuazione. Dove invece vediamo i draghi di Daenerys, cioè Drogon a un certo punto si dà, è vero che a un certo punto ritorna, però comunque se n'era andato in giro per il mondo così a caso. Cosa che nella serie hanno fatto fare a Ghost, ma questa cosa non esiste, non c'è mai stata. E invece vediamo anche Rhaegar e Viserion che più diventano grandi, più di quello che gli dice Daenerys, da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce. E finché appunto non vediamo che lei è costretta a rinchiuderli. E oltre a essere appunto abbastanza indifferenti a quello che Dany gli dice, diventano anche abbastanza aggressivi e violenti, uccidendo anche così di loro sponta il figlio di Doran Martell, Tristan. Voglio vedere come reagisce Doran. In entrambi i casi sicuramente però abbiamo due tipi di creature che scelgono di ubbidire a qualcuno, ma dove i metalupi, una volta che si sono legati, rimangono fedeli, che veramente soltanto se vengono ammazzati non si presentano per stare vicino al loro padrone, i draghi non rimangono leali. I metalupi inoltre appunto avvertono tantissimo le minacce che mettono in pericolo i loro padroni. La mia scena preferita in assoluto è presente nel primo libro. Praticamente in questo momento ci troviamo quando Tyrion è andato a Grande Inverno per regalare la sella a Bran. E che ve lo devo fare ormai un mantra, non è come nella serie. Cioè, il motivo principale per cui Tyrion va a Grande Inverno non è per regalare la sella a Bran, ma è perché Tyrion già sospetta che dietro la caduta di Bran ci siano proprio i suoi due fratelli rincoglioniti. Sapendo questo, vuole sapere se Bran si ricorda qualcosa. Ora, la sella da dove esce? La sella esce da una richiesta di Jon. Perché? Quando Tyrion è andato alla barriera, ha fatto amicizia con Jon. Jon, ritenendo Tyrion giustamente molto intelligente, gli chiede la cortesia di regalare qualcosa a Bran perché è sicuro che con l'intelligenza di Tyrion, lui possa creare un qualcosa, di modo da, diciamo, rendere un po' più vivibile la situazione in cui adesso si trova Bran. Ok, quindi Tyrion è lì con il suo progettino della sella. Sa di fatto che a un certo punto non è che lui se ne va swang tutto a posto, no, faccio come mi pare, no, se magari. No, nel libro, praticamente a un certo punto, mentre stanno parlando, si apre la porta e entra Rickon insieme ai tre metalupi, quindi a Grey Wind, a Summer e a Shaggy. Nel momento in cui vede Tyrion, Rickon si blocca. A quel punto Summer è il primo ad avanzare, seguito subito da Grey Wind, che cominciano a circolare intorno a Tyrion, che comincia a avere la strizzetta, che quando va indietro praticamente viene bloccato da Shaggy, che lo guarda lui con quegli occhi di fuoco verde che lo guarda e ringhia, quindi bellissima, bellissima situazione. In quel momento che succede? Che
Grey Wind è il primo ad attaccare e attacca il braccio di Tyrion. A quel punto, Bran e Rob richiamano i loro Metalupi. Invece, Shaggy rimane lì. E non perché non sta ascoltando Rickon, anzi è tutto il contrario, è proprio perché Rickon non lo ha richiamato. E solo quando il suo padroncino si riprende, lui lascia in pace Tyrion come se non fosse successo niente e loro due se ne vanno. Queste creature sanno cosa succede, cioè loro avvertono che i Lannister sono un pericolo per i ragazzi Stark, quindi agiscono. Sono anche molto fedeli tra di loro, tra proprio loro tra fratelli e verso i loro padroncini. Cantano quando muore Lady e cantano anche quando stanno, diciamo, in lutto per Bran quando era in coma. Sono fedelissimi alleati e pensate che Catelyn li definisce l'unica salvezza per i suoi figli, perché lei, dopo che Summer ha salvato Bran, dice che finché i suoi figli avranno un Metalupo accanto, non gli può succedere niente. Tant'è che quando dice questa cosa, la dice a Ned, Ned si sente in colpa, intanto perché Nymeria si è data, e due perché lui stesso ha ucciso Lady e quindi sente di aver lasciato sguarnite da una protezione importantissima alle sue figlie. E effettivamente la protezione dei Metalupi è vitale per i ragazzi Stark. Infatti vediamo Rickon e Bran che non si separano mai dai loro Metalupi. Loro, diciamo che i rischi li corrono in maniera diversa, perché li corrono, però hanno sempre questa grande protezione. Invece, per esempio, quando Robb muore alle Nozze Rosse, Grey Wind non era con lui, ma l'avevano bello rinchiuso convenientemente dentro a una gabbia. Stessa cosa quando John viene attaccato alla barriera nel quinto libro, Ghost non è accanto a lui. Tanti, mi ricordo, insomma, nel periodo della serie, tanti dicevano: sì, vabbè, ma tanto che ci fai con un metalupo quando c'hai il drago? Cioè, nel senso, un metalupo si ammazza facile. No, un metalupo non si ammazza facile manco per niente. Pensate che per uccidere Grey Wind, che all'epoca della morte ha più o meno un anno e mezzo, quindi è piccolino, i Frey hanno dovuto impiegare più di 30 frecce e mettete conto che Grey Wind era chiuso dentro una gabbia senza modo di difendersi. Pensate invece come puoi abbattere un lupo grosso, ma proprio grosso, cioè appunto un lupo che è grosso come un toro. Auguri! Certo, perché le proporzioni del toro messe al lupo vuol dire che E c'ha la porca forza di un troia! toro, che c'ha le zanne a quel modo, le zampe a quel modo, Stai cioè voglio capendo che dire. insomma è un po' diverso, cioè non è che te carica un gattino, cioè voglio dire, te carica un mostro, un Sì, ariete, cioè voglio rimani dire. senza pregare, perché Sì, comunque. no, appunto. Sì, Poi che mi però. fai ammazzare Shaggy con una testina così, quando è più grosso di tutti, che c'era la testa tipo Quello così, esatto, quello è ancora cioè, peggio, perché poi quello è così già è grosso piccolo. di suo. Quello infatti. Vabbè, belle scelte Ma gli si intelligenti. attacca al collo al drago, penso, non lo so. Sì. Figurate, mamma mia, falli sbloccare. No, ma anche perché poi appunto Summer ha ammazzato un uomo a 2 mesi, Sì, cioè, era. capito, l'ha distrutto, l'ha devastato, gli ha aperto la gola in due proprio. Sì. Quindi, alla fine dei giochi, io trovo comunque tantissime similitudini tra Metalupi e draghi. Io amo gli animali, quindi per me è molto difficile scegliere tra queste creature. Ma alla fine dei giochi, io voglio un metalupo. Quando c'è un metalupo in scena nel libro, ti senti automaticamente al sicuro, ti senti protetto, cioè non ti succederà mai niente finché c'è il metalupo. Il metalupo sarà leale, ti proteggerà, starà accanto a te. E appunto c'è anche questo sentimento proprio di comprendersi tra i ragazzi Stark e i metalupi. Mentre i draghi io li avverto più freddi nei confronti del loro Dragon Rider. Sono più imprevedibili e, come si sa bene nella vita, gli animali, che sono molto più potenti degli uomini, imprevedibili, sono un gran rischio, perché se all'animale di cui tu non è che ti puoi fidare poi più di tanto gli scattano i 5 minuti, si rivolta anche contro di te. Quindi, insomma, non me la sento di avere un animale che fa così. Però fatemi sapere, voi vorreste un drago o un metalupo? Perché? E poi anche fatemi sapere qual è il vostro drago e il vostro metalupo preferito. Fermi, voglio dirvi anche i miei. Allora, per il metalupo, sicuro Shaggy Dog, proprio sicuro. Per quanto riguarda il drago,
Credo che andrò con Carexes. Mi piace troppo come ha fatto Carexes, cioè è bellissimo. Anche se vi voglio anticipare che farò un video nel dettaglio, o più video nel dettaglio, con le vite e le caratteristiche sia dei draghi che di ogni Metalupo. Quindi vedremo bene Balerion e la sua vita, Syraxis e la sua vita, Summer e la sua vita, quindi li vedremo tutti. Anche per oggi ho finito il mio sproloquio. Vi ricordo che se volete consigliarmi teorie da trattare, personaggi di cui parlare, cose della serie che vi hanno fatto cagare, nell'info box c'è il modulo di richiesta. In più, se volete, potete anche seguirmi su Instagram. Detto ciò, io mi levo dalle balle. Come al solito, è stato un piacere. Ci vediamo al prossimo video con una nuova puntata e probabilmente un nuovo sbrocco, anche se in questa ce n'è stato poco, di A Game of Talks. Ciao! Che è questo rosso che mi hanno nominato? Balerion. Come si chiamano questi? Geseris? Come si chiama? Si Jacaerys? Mi vengono i Rohirrim, no. Come a pieces down in Georgia. Ah, c'è cibo fuori, ok, faccio.